Il 36esimo giorno di guerra si apre con la notizia dell'avanzamento delle truppe ucraine a Cherniv, a nord-est di Kiev, dove sarebbe stato liberato il villaggio di Sloboda. La fanteria ucraina avanza anche attorno a Kherson, città del sud da tempo caduta nelle mani russe, e a Irpin, centro alle porte della capitale riconquistato da qualche giorno e dove solo nelle ultime ore, da quando i missili hanno smesso di cadere, è stato possibile procedere al recupero dei cadaveri dalle strade e dalle case. L'offensiva russa delle ultime ore, che ha continuato a riguardare comunque Kharkiv, dove è andato a fuoco un gasdotto e oltre 34.000 persone sono senza gas, si è spostata dalla capitale verso est e ha preso di mira la regione del Donbass. Gli ucraini accusano Mosca di aver sparato proiettili al fosforo su Donetsk, come si vede nelle immagini diffuse in rete, e di aver ferito almeno 4 bambini. Altri bombardamenti avrebbero riguardato il Lugansk, 2 persone sarebbero morte e 2 ferite, mentre in mattinata da Odessa è arrivato l'allarme per possibili attacchi con missili da crociera da Sebastopoli in Crimea. Ma la notizia di giornata è senza dubbio l'annuncio del cessate il fuoco su Mariupol e l'invio da parte di Kiev di 45 bus per l'evacuazione dei civili. Potrebbe essere questo il prologo all'attacco finale da parte dei russi. Lo sanno bene gli uomini della milizia di estrema destra del battaglione Azov, che oltre a combattere sul campo, nelle ultime ore sono molto impegnati sui canali online per sensibilizzare l'opinione pubblica, non solo ucraina, sulle sorti della città. Ми тримаємо не просто місто, ми тримаємо справжній символ свободи та нескореності України у всьому світі. Ieri, sul canale YouTube ufficiale del battaglione, è comparso questo video di propaganda, in cui Mariupol viene presentata come simbolo della resistenza, l'ultimo baluardo in difesa della libertà contro l'invasore. Il video si chiude con un hashtag e un claim: Save Mariupol, salviamo Mariupol. Se resiste questa città, resisterà tutta l'Ucraina.